L'uva fresa è una delle più storiche del Piemonte, è coltivata in quasi tutte le zone e ha da poco anche festeggiato i suoi 500 anni. Tra Biella, Pinerolo, nell'Astigiano, ma è forse tra le colline di Chieri che trova il suo habitat naturale. E infatti è del 1517 il primo documento che attesta l'origine di quest'uva. L'uva fresa, se in passato veniva particolarmente esaltata per la sua freschezza e vivacità, oggi invece la troviamo in versione ferma, elegante e strutturata. A fianco a questa versione troviamo altre due uve rosse, sempre nelle colline torinesi, il Cari e la Malvasia. E la fresa, nella versione ferma e soprattutto superiore, ben si presta ad essere accostata a piatti della collina torinese, come la battuta o la scottata. Accompagnata poi dai grissini tipici della collina, i rubatà. E il vino, tannico, elegantissimo, un colore rosso rubino tendente al granato. Equilibrato dopo un po' di anni di invecchiamento. E la parte dolce della collina torinese è tutta in favore della Malvasia, un'uva medievale già citata alla fine del 400. Ed è aromatica, intensa, coloratissima. Ma non si presta solo per piatti estivi, la sua consistenza e i suoi sentori molto intensi di bacche rosse si prestano quindi a tutti i dolci piemontesi e anche direi fuori confine regionale. Il Cari è un'uva aromatica, la trovate solo nella collina torinese. Antica anche lei, dolcissima, fragrante. E si presta davvero a tutti quelli che sono i dolci di pasticceria. Ma la bellezza di quest'uva è la leggerezza che ti dà, soprattutto al sorso, e il grandissimo equilibrio. Evviva! Buonissimo.